Corner, guidato dal maestro Nicola Carella, anche quest'anno al Milano in the Cage, che si terrà il 2 maggio 2021. Maestro Carella, come ha vissuto intanto il Black Corner questo periodo pandemico? Il Black Corner l'ha vissuta male, come tutti i team, come tutte le palestre. Praticamente un anno e due mesi che siamo chiusi. Ci siamo allenati un po' in estate all'aperto, quando ce l'hanno permesso, e adesso per fortuna riusciamo ad allenare solo gli atleti agonisti e professionisti per delle gare, per dei galà. Quindi siamo aperti per 6 o 7 persone. Vogliamo dire ai nostri telespettatori che cos'è il Milano in the Cage, che poi è il motivo per cui siamo qui. Sì, finalmente torniamo a combattere al Milano in the Cage, è sicuramente l'evento degli eventi, una pietra miliare delle arti marziali in Italia, messo su da Master Claude Alberton, da Boris Viale e dalla BTF di Milano. È un evento che raccoglie i migliori atleti italiani ed europei. L'anno scorso non è stato possibile disputarlo per la situazione che tutti conosciamo. Quest'anno finalmente sarà un Milano in Cage diverso, perché sarà senza pubblico, con 80 persone all'interno del palazzetto, solo gli addetti ai lavori, i cameraman e diciamo gli atleti e i coach, e quindi sarà un po' particolare combattere in quell'ambiente, però per noi l'importante è esserci, ed è un onore esserci, perché Milano in Cage è l'evento a cui tutti sogniamo di combattere e di prender parte. E noi abbiamo la fortuna di portare 2 atleti, quindi. E comunque forse probabilmente l'evento della Muay Thai e dell'MMA sì. In Italia. Sì, è l'evento dell'MMA, perché è stato il primo evento di MMA, diciamo, che ha raccolto degli atleti di un certo livello. Adesso si è aperto alla Muay Thai, abbiamo visto i match europei di Muay Thai Extreme con titolo europeo, gli altri anni a cui anche io ho preso parte. E quest'anno abbiamo 2 match di Muay Thai titolati, quindi sarà un evento a tutto tondo, diciamo, molto bello da seguire e da vedere. Maestro, quali e quanti sacrifici ha fatto con i suoi ragazzi, atleti professionisti, quindi, per poter arrivare preparati a questo grande evento? Sì, sono stati fatti dei sacrifici importanti, soprattutto perché non è stato facile allenarsi in questa situazione. Trovare gli stimoli giusti è difficile, far capire ai ragazzi che anche in un momento del genere era importante spingere a 360 gradi, spingere sempre a 1000, perché ci dovevamo far trovare pronti. Noi avevamo un sogno, quello di ripartire, e questa chiamata l'aspettavamo più di tutte le altre chiamate che abbiamo avuto. Abbiamo fatto altri match, ma questa l'aspettavamo più di tutte. E ho fatto capire ai ragazzi, soprattutto a Gallicchio e a Oriolo, che sono i due professionisti che io seguo, ho la fortuna di seguire, che la chiamata sarebbe arrivata, quindi di farci trovare pronti, e anche in una situazione dove non c'erano gare, non c'erano eventi, andare a correre a mare, in inverno a fare il vuoto in pineta, perché qui non potevamo venire. È stato difficile, è stato duro, però è stato bellissimo lo stesso. In quali categorie gareggeranno ed eventualmente chi affronteranno? Sì, Michael Oriolo farà la rivincita di un match che è stato bellissimo 2 estati fa, lì al diciamo breve Hercules estivo che abbiamo fatto al Copacabana, Rocca Imperiale, dove lui ha vinto il titolo BPF italiano, e quindi ci sarà la rivincita con un atleta, Ahmed El Sari. È un atleta molto forte, molto tecnico. Già all'epoca fu un match vinto ai punti da Michael, ma tra 2 bravissimi atleti, 2 atleti forti. Poi il maestro Turi è un mio grande amico, quindi per me è sempre un onore affrontare l'allievo di un amico. C'è tanto rispetto, tanta stima, quindi non vedo l'ora di confrontarmi ancora con lui. Gallicchio affronterà nei 63 kg un altro atleta forte di un team di Milano. E non lo conosciamo, sappiamo che è un atleta molto forte, molto duro, abbiamo visto qualcosa, ma abbiamo cercato di prepararlo come sempre, in particolare. Poi quando suona la campana, ogni game planning lascia il tempo che trova. Cosa dirà agli atleti prima di salire sul ring? Quello è il momento che preferisco di più. Noi ci conosciamo a memoria, io conosco loro conoscono me. Per noi il match è già iniziato, noi siamo... Cerchiamo di curare tutto nei minimi particolari, abbiamo i nostri schemi, le nostre usanze, le nostre tecniche. Poi ci guardiamo negli occhi, i gessi, e siamo pronti a entrare in cabbia. Poi lì loro si affidano a me per la preparazione, poi lì
siamo una persona sola, quindi faremo la guerra come sempre, poi vinca il migliore. Io l'importante è quello che dico sempre, vinciamo, perdiamo, ma dobbiamo farlo dando tutto quello che abbiamo fino alla fine, poi il migliore vincerà. Bene, ringraziamo il maestro Nicola Carella del Black Corner di Policoro, in bocca al lupo ai suoi ragazzi e viva lo sport, chiaramente viva Policoro. Viva Policoro, e ringrazio il nostro sponsor ufficiale Fevifrutta, nostro partner in questa trasferta, e do appuntamento a tutti per tifare per noi e per i nostri ragazzi il 2 maggio sulla nostra pagina, e l'evento sarà trasmesso in diretta streaming.